Ma noi andiamolo ad ascoltare perché Giacomo Agostini è al telefono con noi. Giacomo, ci senti? Buonasera. Come stai? Stai bene? Bene, bene, grazie. Voi come va? Tutto bene? A parte la pioggia, come ti dicevamo prima nel fuori onda. Allora, Ago, noi... Dovete venire a Bergamo che c'è il sole. Incredibile, guarda, incredibile. Si è capovolta l'Italia. Allora, come ti dicevamo, siamo qui in studio con Luca Scassa che... dopo tantissimi anni ha portato questo glorioso marchio alla vittoria. Sono molto felice perché senz'altro vincere con una Neveritti ti dà sempre qualcosa in più, non so, ma c'è qualcosa in più, è una cosa particolare, è molto difficile da esprimere, da descrivere, però è una cosa molto particolare. Infatti lui oggi, parlando così in privato, mi ha detto che è veramente dispiaciuto di aver lasciato l'MV Augusta, però ha detto non è una porta chiusa, anzi si aspetta che nei prossimi anni, probabilmente con la nuova gestione che ha avuto, si passi al mondiale Superbike e lui vorrebbe essere ancora protagonista con questa casa. D'altronde per noi piloti gli anni passano in fretta, quindi è giusto che lui abbia scelto così, perché le mie vite di momento non sono ancora pronti, chissà, magari un giorno se che non sia lontano decidessero, Luca è pronto, spero e credo. Ecco Ago, ma secondo te, secondo il tuo immenso parere, che cos'è che manca ancora all'AMV per poter, insomma, per potersi cimentare? Beh, manca un impegno al 100%, nel senso che fino adesso l'AMV hanno corso, ma hanno corso un po' così quasi per hobby. Sapevamo le difficoltà dell'azienda, quindi la priorità era mantenere il lavoro alle persone e era produrre moto. Oggi che fortunatamente è arrivata la Harley Davidson, dovrebbero risolvere tutti questi problemi e tornare un giorno a correre seriamente come facevamo ai miei tempi. Stiamo parlando insomma anche queste settimane di questa crisi, no? Della MotoGP, questione Kawasaki e tutto il resto. Il tuo parere secondo te su questa situazione? Purtroppo non è la situazione solamente nelle due ruote, ma in tutti i settori, quindi è un momento difficile per tutti, non solamente per il nostro sport, quindi c'è da rimboccare le maniche e senz'altro riusciremo ancora a superare questa crisi. Forse abbiamo esagerato un po' troppo, cioè tutti, ma in tutti i settori forse siamo andati fuori le righe. Vedo nella MotoGP, quando arrivi al paddock, c'è un paddock talmente picco con circa 30 ristoranti, motorhome, cuochi. Cioè, credo che siamo il gelataio che ti fa i gelati. Ma credo che forse abbiamo esagerato un po', stiamo spendendo troppi soldi nel paddock e magari meno in pista, quindi dovremmo invece cambiare direzione, cioè spendere più in pista e meno nel paddock. Nel paddock non so quante persone, credo che lavorino più di 1000 persone per preparare da mangiare, per ospitare la gente, e ognuno ha un cuoco, ognuno ha una motorhome, ognuno ha un camion hospitality, insomma. Sai che hanno anche quelli che ci sono anche gli omini che puliscono le visiere, lo sai, eh? Esatto, c'è addirittura c'è chi porta il massaggiatore, poi chi porta il come si chiama, il trainer. Non potrebbe il massaggiatore fare tutte e due le cose, cioè non so, allora una persona che la porti fino in Australia solamente per farti due massaggi, non so se vi rendete conto quanto costano questi due massaggi. Cioè, mi sembra veramente che siamo andati fuori le righe e dobbiamo probabilmente ritornare in linea, perché così forse è troppo, ecco. Certo, Ago, in chiusura abbiamo qui Luca Scassa, una persona come te che ha un'esperienza di tanti titoli mondiali vinti. Puoi dare qualche consiglio a Luca per la stagione 2009 che lo vedrà protagonista nel mondiale Superbike? È un pilota che ha dimostrato il suo valore, quindi mi auguro che se troverà la moto giusta, avrà la moto giusta, la squadra giusta, io sono convinto che farà dei grandi risultati. Gli voglio dire che naturalmente bisogna sempre usare la testa, perché il nostro sport, tanti dicono ma è lo sport da pazzi, invece non è vero, è uno sport dove devi pensare, devi fare le cose con la testa, quindi senz'altro lui adesso ha anni di esperienza e sono convinto che farà un grande campionato. Benissimo. Oh, bello, bello, grazie, belle parole, grazie Ago. Speriamo di fare quello che hai detto te, per ora sì.
È stato, per ora è stato un onore, guarda, solo di vincere il campionato.